Benvenute, benvenuti. Sarò breve e farò le veci del mio direttore di Dipartimento di Lettere e Filosofia, il professor Marco Gozzi. Una serie di impegni concomitanti gli ha impedito di essere qui e con piacere faccio in qualche modo da delegato per dei saluti istituzionali. Oggi presentiamo un libro che in qualche modo ci darà l'opportunità di mostrare come ancora esistono territori, campi, discipline nelle quali è possibile dialogare fra le cosiddette scienze dure e quelle umanistiche, e dialogare fra dipartimenti, dialogare fra diverse competenze. Oggi parleremo molto di rappresentazione dello spazio, disegno, architettura, che sono interessi che trasversali riguardano le persone coinvolte in questo progetto. E un ringraziamento va ovviamente a tutto l'ufficio editoria e in particolare alla professoressa Giovanna Massari, ringrazio anche Gianna Adami, mi dimenticherò sicuramente qualcun altro, per questa iniziativa editoriale. Questa è una pubblicazione dell'Università di Trento, quella che presenteremo, non preannuncio altro, vi dico soltanto che il Dipartimento di Lettere è molto lieto e contento di ospitare queste presentazioni. Non è nostro costume farlo per i libri, ma quando si tratta di pubblicazioni scientifiche di rilievo e soprattutto che coinvolgono anche la nostra, università in prima linea, siamo, ben lieti e, per come è organizzata oggi, questa è più di una presentazione, senz'altro sarà un'occasione di riflessione. Quindi vi ringrazio e lascio la parola a Rosa Di Maggio. Grazie. Allora, anch'io sono qui a portare i saluti invece del professor Bursi, che è il direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica dell'Università di Trento e presso cui il dipartimento che ospita il gruppo di lavoro XY Digital, pronunciato bene, ecco, e che si occupa appunto di questo progetto editoriale. La professoressa Massari dopo ve ne parlerà sicuramente con maggior dettaglio di quanto non ne possa parlare io. Bene, e questo gruppo di lavoro si occupa appunto di questo progetto editoriale e della pubblicazione di riviste e testi scientifici, ma mi sembra che negli ultimi anni si sia occupato di un progetto di digitalizzazione per offrire una versione open, quindi ad un pubblico un po' più vasto che non il settore specialistico dell'architettura, di vari testi. Primo testo che ha, diciamo, sortito questo, cioè che ha seguito questo destino è stato il testo su Adalberto Libera a Trento della collega Cristiana Volpi. Adesso è toccato a questo inedito di Decio Josefi. Ecco, Decio Josefi è insomma un personaggio un po' particolare che io non conosco così come lo conoscono la gran parte di voi, cioè come lo studioso della storia dell'arte, dell'architettura. Io lo conosco in maniera diversa, come persona con diverse caratteristiche, ma io ne apprezzo moltissimo in particolare il fatto che lui si distinguesse per affermare l'oggettività della realtà. Gli studenti sanno appunto che io ci tengo a questa cosa, anche nell'interazione con il soggetto operante che quindi appunto espone, diciamo, espone un giudizio. Bene, e devo dire che questo è stato un atteggiamento molto coraggioso in un studioso del secolo scorso, che tipicamente era, come dire, interpretativamente verboso, ecco, e non vorrei cadere nello stesso errore. Comunque sia, ecco, studiando la figura di Decio Josefi, io appunto ho apprezzato questa caratteristica, cioè questo ispirarsi alla razionalità, io direi scolastica, e lo diceva e lo affermava anche nelle sue lezioni, in cui spesso ripeteva questa battuta, me la leggo perché non la.
la realtà non è molto interpretabile quando ti cade un ferro da stiro sul piede. Ecco, questa è una battuta che mi ha fatto molto ridere, ma appunto mi ha fatto ricordare l'importanza della razionalità e quindi dell'oggettività dell'attività di studio. Bene, auguro un buon lavoro a tutti e scusatemi la verbosità. Grazie. Bene, chiamerei Gianna Adami e Chiara Finesso, no? Per la prosecuzione, secondo programma. Mi siedo io qui. Buongiorno a tutti, grazie di essere arrivati. Ringrazio particolarmente tutti coloro che daranno un contributo a questa giornata di presentazione, ma anche di studio, di confronto. E in particolare ringrazio l'iniziativa culturale di Unitrento, che è XY Digitale, senza la quale tutto questo non sarebbe avvenuto. Qui rappresento la casa editrice Università degli Studi di Trento. Il nostro Ateneo ha in effetti una casa editrice già dal 92, anche se aveva iniziato la sua attività editoriale ben prima, negli anni 80, con le pubblicazioni di sociologia e giurisprudenza, ma è proprio nel 92 che viene fondata la casa editrice Università degli Studi di Trento. Quindi siamo a tutti gli effetti un marchio editoriale, anche se magari poco noto. E a dire la verità, dagli anni 2000 è nato anche un movimento di tentativo di dare sostanza all'attività editoriale anche a livello formale, perché forse la sostanza scientifica già c'era. E infatti si è creato proprio all'inizio degli anni 2000 un comitato University Press. Però poi le cose non sono state così semplici, tanto che è soltanto nel 2021 che viene creato l'ufficio vero e proprio di supporto all'attività editoriale della casa editrice, che è appunto l'ufficio editoria scientifica di Ateneo. E in effetti con il piano strategico, l'ultimo del 2022-2027, c'è l'obiettivo dell'Ateneo di consolidare la casa editrice e quindi di arrivare a redare delle policy specifiche per le attività editoriali, soprattutto in risposta con l'obiettivo di salvaguardare la qualità scientifica, ma anche di dare attuazione ai principi sempre più importanti e incalzanti della scienza aperta. Sappiamo che il nostro Ateneo ha approvato proprio alla fine dello scorso anno la nuova policy per la scienza aperta, all'interno della quale trova spazio specifico la casa editrice dell'Ateneo con quello che è il suo obiettivo primario, cioè proprio quello di promuovere la diffusione di opere scientifiche ad accesso aperto. E in questa linea vanno ad inserirsi numerose nostre iniziative editoriali nell'ambito del Dipartimento di Lettere e Filosofie. In particolare abbiamo diverse riviste ad accesso aperto, come ad esempio Palinsesti, oppure Rosmini Stadis, oppure Ticon 3, ma anche altre iniziative editoriali. Infatti nell'Ateneo ci sono diversi gruppi redazionali che sono molto attivi e si fanno anche carico del tanto lavoro che serve per sostenere questo tipo di iniziative. Quindi da un lato l'Ateneo mette a disposizione l'infrastruttura, però dall'altro lato c'è un grosso lavoro all'interno dei dipartimenti e proprio in sostegno di sostegno alle riviste piuttosto che alle collane dei diversi gruppi. I
libri, mi viene da dire, che presentiamo qui oggi, perché in realtà sono due. Uno esce in edizione cartacea, permetti un attimo, e è appunto il volume in edizione cartacea di Storia dell'arte in Europa di Decio Joseffi, appartiene alla collana cartacea I libri di XY, e l'altro, che vedremo poi nel dettaglio illustrato da, anche in particolare, da Elena Casertelli, è il volume secondo della collana I libri digitali, ad accesso aperto sulla piattaforma editoriale di Ateneo, Teseo. E quindi dicevo, due iniziative editoriali in cui noi crediamo, che vedono quindi la nostra partecipazione attiva e che hanno visto per necessità il coinvolgimento con un altro editore che credesse in quelli che erano i nostri obiettivi, al fine di sostenere quella parte rispetto alla quale noi siamo un po' carenti come casa editrice, ovvero tutto quello che riguarda proprio l'edizione cartacea. Se infatti capiamo e ci crediamo nella valenza di quelli che sono i contenuti di una pubblicazione ad accesso aperto, capiamo anche che per gli studiosi, per un certo pubblico, sia ancora fondamentale avere in mano un libro cartaceo, poterlo consultare e poterlo gestire nella sua fisicità, nel suo essere reale. Questa duplice edizione consente in realtà una grande interazione, per cui c'è una complementarietà tra quella che è l'edizione cartacea e quella digitale, perché anche il volume cartaceo fa riferimento a un apparato iconografico che è offerto online attraverso appunto un atlante di immagini. Quindi un valore aggiunto in cui diciamo che non un'opera non sostituisce l'altra, ma la integra. Per questo è stato indispensabile avere anche, come dicevo prima, il sostegno di un, diciamo, una interazione con un altro editore, che è qui rappresentato dalla dottoressa Finesso, che è il Poligrafo, con il quale abbiamo stabilito un rapporto di coedizione che ci sembra particolarmente fruttuoso, perché abbiamo condiviso, credo, degli obiettivi comuni, cioè quello di creare delle collane che avessero da un lato una grande qualità scientifica, ma dall'altro lato anche un'attenzione particolare alla qualità formale, e penso che sia abbastanza visibile sia dal volume cartaceo, ma anche da quello che potrete liberamente consultare online. E quindi questi due, diciamo, capisaldi che per noi erano fondamentali, che sono stati mantenuti anche con una collaborazione intensa, con uno scambio di competenze. Da una parte il grosso lavoro redazionale svolto da XY, ma anche in dialogo costante con il gruppo redazionale del Poligrafo, per cui una condivisione di norme editoriali, un confronto, un arrivare a stabilire alla fine anche appunto delle norme condivise per poter procedere in sintonia in queste due iniziative. Infatti il volume, questo primo volume di Joseffi, esce in coedizione, ma è il primo di quella che vuole essere una serie, quindi le collane sicuramente continueranno sia nell'edizione cartacea, che ha visto già dei volumi precedenti, che nell'edizione digitale, che è stata inaugurata col primo volume di cui parlava prima Denis Viva, che è il volume su Adalberto Libera. Lascio la parola a Chiara Finesso del Poligrafo. Bene.
Buonasera a tutti, sono particolarmente lieta dell'occasione che mi viene offerta in questa sede per esprimere la viva soddisfazione della casa editrice Il Poligrafo nell'ospitare in catalogo la collana I libri di XY in coedizione con l'Università di Trento, raccogliendo peraltro... raccogliendo il testimone delle storiche edizioni Officina. Un particolare ringraziamento quindi a tutto l'Ateneo per la fiducia che ci ha accordato, al direttore scientifico della collana, professor De Rubertis, al direttore editoriale, professoressa Giovanna Massari, alla dottoressa Gianna Adami, responsabile dell'ufficio editoria scientifica, e a tutti i componenti della redazione, in parte qui presenti, che hanno instaurato subito un felice rapporto di collaborazione con la nostra redazione. E, come ha detto la dottoressa Adami, si è voluto sin dall'inizio instaurare un dialogo che andasse a tracciare come delineare poi il futuro della collana da un punto di vista proprio editoriale. Una collana che intende rappresentare l'attività di ricerca e la sperimentazione promosse da questo Ateneo, pubblicata in coedizione con una casa editrice padovana che fin dal suo esordio, oramai quasi 40 anni fa, ha messo al centro del proprio progetto editoriale alcune forti opzioni di carattere culturale, segnalandosi sin da subito per una marcata impronta umanistica. Il Poligrafo ha un'esperienza di lungo corso nella collaborazione con molte università italiane. Molte sono le realtà che hanno scelto di collaborare con la nostra casa editrice come sponda editoriale per le loro iniziative. Chi lavora con noi in ambito istituzionale, quindi università, centri di ricerca, musei, istituzioni, ha spesso bisogno non soltanto di trovare una sponda imprenditoriale, ma anche di poter condividere un metodo, una strada, un progetto culturale e di poter confrontare idee e posizioni con le quali si sceglie di declinare le collane, ripeto, da un punto di vista proprio del prodotto editoriale. Io sono ancora di una scuola, diciamo, einaudiana come editori, dove credo molto che fare i libri voglia dire fare i libri belli e curati. Nonostante oggi questa sia una cosa abbastanza in declino, credo che da questo punto di vista ci siamo subito trovati in sintonia con la redazione della casa editrice Università di Trento. Oltre alla soddisfazione di avviare una nuova collana con un altro Ateneo, siamo stati particolarmente lieti che questa collana si aprisse proprio con il volume degli scritti di Joseffi, per due motivi. Uno, perché è un volume di storia dell'arte e questo è un settore portante della nostra casa editrice, insieme all'architettura e alla saggistica in generale. L'altro, perché abbiamo visto questa felice coincidenza che fosse un editore di Padova a pubblicare gli scritti di Joseffi. E a Padova Joseffi si è laureato con un illustre, voglio dire, studioso come Carlo Anti, quindi questa cosa ci ha fatto particolarmente felici, avendo noi, come dire, pubblicato anche una serie di cose sui lavori di Carlo Anti e su tutto, come dire, quel clima culturale che c'era in quegli anni a Padova. Quindi siamo stati molto contenti di questo inizio. Un ringraziamento, naturalmente, anche se non sono qui in presenza oggi, va alle curatrici che con grandissima acribia hanno seguito la pubblicazione da un punto di vista del rapporto con i nostri redattori. Come ricordato la dottoressa Adami, alla collana in formato cartaceo si affianca una gemella collana, i libri digitali di XY ad accesso aperto. Negli ultimi 15 anni, grosso modo, vi sono stati cambiamenti molto importanti che hanno coinvolto il mondo editoriale, in particolare per le case editrici che collaborano con le università. Non è più possibile non tener conto anche delle fondamentali esigenze che provengono dalla comunità accademica di divulgazione degli esiti della ricerca. Oggi è assolutamente necessario contemplare delle politiche editoriali che tengano conto
anche dell'accesso aperto. Personalmente sono convinta che il moltiplicarsi delle forme anche tecnologiche di diffusione delle pubblicazioni non possa che contribuire a implementare quel processo di diffusione alla lettura di cui c'è molto bisogno in Italia in generale, purtroppo essendo, come dire, uno dei paesi in ambito europeo che ha il minor numero di lettori. Ma soprattutto sono convinta che l'editoria cartacea e quella digitale, anche ad accesso aperto, siano proprio forme complementari. Quindi anche da questo punto di vista la collaborazione è avviata, anche se chiaramente una casa editrice rimane pur sempre una impresa, voglio dire, editoriale, che ha un mercato. Tuttavia sono convinta che la diffusione ad accesso aperto non vada in alcun modo a diminuire quella che è la diffusione del libro cartaceo, come diceva prima la dottoressa, rispetto proprio anche a un mercato di un pubblico o altro. Anni fa, ricordiamo tutti, quasi 20 anni fa oramai, quando c'era stata la diffusione dell'ebook, sembrava quasi che ci fosse il timore che l'editoria cartacea potesse sparire, cosa ovviamente non solo che non è successa, ma anzi l'ebook ha contribuito a far avvicinare fasce di lettori deboli proprio verso il mondo del libro. Quindi queste complementarietà con le nuove tecnologie sono di fondamentale importanza, quindi che anche le case editrici possano contribuire nella politica della diffusione dell'accesso aperto a divulgare quelli che sono gli esiti della letteratura scientifica che si svolge in ambito accademico, oggi è di fondamentale importanza. L'idea di una coedizione riflette proprio l'esigenza di mettere in rilievo e filtrare all'esterno della realtà accademica i risultati della ricerca e questo è un approccio oggi imprescindibile a cui anche le case editrici devono come dire, considerarlo un punto fermo. Direi che da questo punto di vista la collaborazione avviata, soprattutto con un volume che vede a fianco della edizione cartacea non solo l'edizione digitale analoga al volume, ma addirittura, come dopo sentiremo, un volume a cui è accompagnato un atlante iconografico veramente, direi, smisurato in questo caso, perché offre al lettore la possibilità immediata di andare ad attingere ad una ricchissima iconografia che in questo caso è una cosa preziosissima e direi quasi unica nel suo esperimento. Sono convinta come editore che le università italiane debbano recuperare un ritardo nella diffusione di quella che in altri paesi è la politica delle university press. Molto spesso anche laddove ci sono university press da noi non hanno una qualità editoriale o un progetto, voglio dire, culturale sufficientemente adeguato, per non dire a volte quasi nullo. L'Università di Trento invece si differenzia, e questa è una cosa che a noi ha fatto fin da subito molto piacere, sia perché ha una ricca offerta di libri in collana e di riviste, e anche perché ha un gruppo molto folto di redattori con una altissima specializzazione. Ringrazio nuovamente tutti e auspico che questo sodalizio, che ci vedrà percorrere un tratto, spero lungo nel tempo, insieme, possa dare ottimi esiti editoriali e anche occasioni di incontro che favoriscano scambi e collaborazioni. Ecco. Bene, inviterei la professoressa Massari qui al tavolo e lascerei poi a lei il coordinamento di questa parte. Buonasera, grazie. Io ho bisogno di un supporto tecnico perché a questo punto purtroppo non possono essere presenti in sala le curatrici, ma ci hanno mandato un video. E quindi darei senz'altro la precedenza, quindi ascoltiamo il loro saluto.
Buonasera a tutti, porto i saluti da Trieste in questa bellissima occasione che vede l'Università di Trento promotrice della presentazione del volume di Decio Josephi, Storia dell'arte in Europa, che a Trieste è stato presentato già nel febbraio scorso. Però stavolta è un'occasione ancora più importante perché c'è una versione digitale e soprattutto la presenza di un atlante di 1270 immagini che il lettore potrà scorrere online grazie anche all'aiuto che è stato dato dall'Università di Trento. Quindi all'edizione cartacea si accompagna questa versione digitale la possibilità di vedere le immagini, perché questo era fondamentale, lo riteneva fondamentale Decio Josephi nella sua metodologia storico-artistica, perché l'immagine doveva accompagnare tutti i riferimenti che nel corso d'opera che va in questo primo volume dalla preistoria fino al Rinascimento di Michelangelo, moltissimi erano le verifiche che il lettore quindi doveva fare rispetto al suo pensiero. Questo quindi è un'occasione importantissima, ringrazio tutto lo staff, ringrazio Roberto De Rubertis, Giovanna Massari, ma anche e soprattutto i professori Strinati e Purini che ci accompagneranno nella conoscenza della metodologia di Josephi e di questo volume che vede la stampa rispetto ad un dattiloscritto lasciato dal professore negli anni 90 e che ora però giace nell'archivio degli scrittori della cultura regionale dell'Università di Trieste, che è stata uno dei tanti enti che hanno patrocinato questa impresa. E come ricordava Nicoletta, è fondamentale il contributo dell'archivio regionale dell'università. L'università stessa di Trieste ha dato la sua adesione, come molti enti che siamo riusciti a raccogliere intorno a questo progetto, enti con i quali, istituti scientifici con i quali Josephi aveva collaborato. Cito ad esempio il Centro Palladiano di Vicenza, la Fondazione Raghianti di Lucca, XY stessa, che è tra i promotori del progetto di edizione, e infatti Josephi aveva scritto molto per la rivista di Roberto De Rubertis fin dai primi numeri. Inoltre da Trieste, io qui parlo anche a nome di Trieste Contemporanea, che è un po' il promotore triestino, assieme l'organizzazione promotrice triestina assieme alla Società di Minerva. Da Trieste si espande questa volontà di far conoscere attraverso questo volume, che è un inedito a tutti gli effetti e che oggi si può leggere finalmente dopo molti anni, di estendere la conoscenza del metodo di Decio Josephi anche alle giovani generazioni di storici dell'arte. Questo avviene anche nel ricordo del centenario, anzi questa è stata proprio l'idea iniziale che si ebbe nel 2019, quando un gruppo di allievi, pur facendo professioni oggi anche molto diverse, si sono radunati per festeggiare il proprio professore. Quindi anch'io sono molto felice che da Trento anche questa versione online possa allargare un pubblico di lettori attenti della storia dell'arte europea. Ringrazio Nicoletta Zanni e Giuliana Carbi Jesurun, appunto le curatrici di questo volume, per questo video con il quale hanno voluto essere presenti con noi. Io in realtà mi censurerò un pochino perché ho visto che siamo leggermente in ritardo e ho troppa voglia di sentire il duetto moderato da Denis per occupare tempo con le mie riflessioni. Tengo soltanto a dire che questa è stata un'impresa
consentitemi, che è stata molto amata un po' da tutti noi. A volte, insomma, non dico amore e odio, perché è stata anche molto faticosa, però senz'altro poi ha prevalso, anche avendo il libro in mano, così questa contentezza di aver partecipato ad una impresa che è stata veramente corale. C'è stata una proposta da parte delle curatrici, c'è stata un'accoglienza di questa proposta, c'è stato un lungo lavoro di limatura, di chiarimenti, di accrescimenti, perché nessuno di noi sapeva all'inizio che saremmo arrivati ad un atlante digitale di più di 1300 immagini che ciascuno di voi oggi può fruire, magari se si distrae, attraverso questo QR code nel segnalibro che grazie alla redazione di XY siamo riusciti a preparare. Ecco, questa è la cosa più importante, poi magari aggiungo una nota, ma lascio subito al direttore scientifico della collana, il professor De Rubertis, che vuole portare il suo pensiero, prima di dare poi spazio al dibattito. Abbiamo accolto con entusiasmo nella collana dei libri di XY questo libro di Decio Giuseppi. È stato un onore e un privilegio averlo accolto. Siamo ora contenti di presentarlo anche a Trento, in un'occasione che ci vede tutti presenti, amici, discepoli e estimatori, tutti con la mente e con il cuore volti alla sua memoria. Voglio in tal senso ricordare qui la sua eccellente capacità di connettere tra loro non le somiglianze figurative legate da eventi significanti, che pure non di rado hanno tratto in inganno anche osservatori agguerriti, ma la sostanza dei processi storici che le hanno connesse. Quindi non aggettivo europea non è un libro di una collana europea, ma di lavori, di immagini e di scritti in Europa e non dell'Europa. Questa è una differenza che ci è parso estremamente importante e significativo sottolineare. Quindi voglio in tal senso ricordare qui l'eccellente capacità di Decio Giuseppi di connettere tra loro non le somiglianze figurative legate da eventi insignificanti, che pure non di rado hanno tratto in inganno anche osservatori agguerriti. Molti si sono fermati a questo tipo di indagine, quello di ciò che accade all'immagine europea. Perciò quindi noi non vogliamo una storia dell'arte in Europa, ma inequivocabilmente una storia dell'arte in Europa. Non è soltanto una questione di parole. Una storia dell'arte in Europa. Questo è il libro che presentiamo. Ed è un libro che trova la sua unità nella geografia di un continente
ancorché molto frantumato. L'Europa è certamente un continente molto frantumato, tuttavia è della storia dell'arte in Europa che parleremo. E si tratta di una discontinuità storica, quella di cui noi parliamo, una discontinuità storica di millenni di storia tradita. La storia di cui ha parlato Decio Giuseppe è una storia di eventi traditi dagli accadimenti concreti. Tuttavia sono proprio questi gli accadimenti di cui Decio Giuseppe ha riempito le pagine del suo libro. Grazie. Grazie. Allora, grazie al professor De Rubertis. Ricordiamo che l'innesco di tutta questa avventura sta anche in un'amicizia che lega Giuseppe al progetto XY, perché Giuseppe ha pubblicato alcuni articoli anche molto significativi, soprattutto sui temi del disegno prospettico, ma non solo, proprio alla metà degli anni 90, quando l'avventura di XY, che allora è una rivista che allora si chiamava Dimensioni del disegno, poi ha abbandonato questo sottotitolo, quando XY è partita a Sapienza Università di Roma. Io chiudo qua con una dedica alle persone più giovani che sono in sala. Non ritenete questa vostra presenza soltanto così, un po' un obbligo come gli obblighi del frequentare le lezioni. Cercate di trarre spunto dalle cose che sentirete. Il titolo è stato pensato un po' per voi, in principio era la linea, è stato pensato per noi, redattori di XY, che veniamo in gran parte dal mondo del disegno, non solo, ma comunque da discipline che si occupano della rappresentazione visiva. È il titolo di un paragrafetto che sta nelle prime pagine di questo volume, vi invito a leggerlo, è molto significativo. E questo paragrafetto in chiusura dice: in pratica, lo dice Giuseppe, il 90% delle informazioni scientifiche, mi ricollego alla mia vice direttrice, la collega Di Maggio, viene trasmesso attraverso il disegno lineare e la sua schematizzazione. Le informazioni date dal solo colore, non sempre, non è naturalmente apodittica questa affermazione, riescono a trasmettere dati scientificamente rilevanti, a meno di alcune eccezioni. Quando abbiamo scelto con la redazione "in principio era la linea", è perché nella linea noi abbiamo sempre visto una volontà, una proattività, una intenzionalità che si oppone un po' all'uso automatico e distratto delle immagini. In realtà in questo capitoletto poi Giuseppe ci racconta molto bene una cosa molto importante. La linea è fondamentale proprio anche nella misura in cui non la si vede, ma è uno strumento operativo che ci consente di leggere attraverso le immagini, le rappresentazioni, i disegni, la realtà che ci circonda. E con questo, con pochissimi minuti, lascio al cuore di questo pomeriggio. Grazie. Vieni, Roberto. Bello un po'. Sì. Bene, allora ringrazio relatrici, relatori che sono intervenuti e sono molto lieto in qualche modo di iniziare. Allora, mi consentirete nel tempo cronometrato di 3 minuti di avere l'ingrato però doveroso compito di riassumere, come dire, delle biografie, di fare così delle carte visite. Allora,
sarò brevissimo. Decio Gioseffi, lo avete capito, è uno storico dell'arte e dell'architettura, si laurea a Padova, fra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, pubblica una serie di libri fondamentali che hanno come filo conduttore lo studio della prospettiva. Una delle tesi principali su cui lavora per anni Gioseffi è in qualche modo la confutazione o il ridimensionamento delle famose celebri teorie sulla prospettiva di Panofsky, cioè la prospettiva come forma simbolica. Gioseffi porta una serie di conoscenze tecniche documentate per cercare di mettere a punto e a fuoco alcuni problemi. Inizia a insegnare a Trieste e lì conduce la maggior parte della sua attività di professore, di storia dell'arte in particolare medievale ma anche moderna, e dirige l'Istituto di Storia dell'Arte Medievale che ancora oggi esiste, e avete visto appunto questa iniziativa nasce in parte anche da allievi del professor Gioseffi. A parlare del libro che è stato pubblicato, questo è un libro, lo dico in modo più ancora più esplicito, è un libro inedito, cioè Gioseffi era stato invitato da un editore a scrivere una storia dell'arte in Europa. Questo avviene all'inizio degli anni 90, l'Europa è in una nuova fase di promessa, l'89 con il crollo del muro segna una nuova fase politica, l'Europa non è più o non dovrebbe più essere contesa fra i due blocchi opposti, e dunque sulla scia anche di questi motivi politici viene invitato Gioseffi, che allude un po' a questi fatti politici, ma secondo me la ragione profonda di una storia dell'arte europea in Gioseffi veniva molto prima dalla sua cultura, dalla cultura del dopoguerra, di una ricostruzione europea, quindi è più profonda. Scrive una parte del libro, è il primo volume, mette giù, diciamo così, in nota l'indice del secondo volume che non scriverà, la prima parte del libro alla fase finale, che paradossalmente riguarda secoli di cui Gioseffi si era occupato molto da studioso, che è un po' più abbozzata, è scritta molto bene, per me diciamo è soddisfacente direi, però sappiamo dalle sue lettere, intenzioni, insomma, che non era ancora conclusa. Ciascun capitolo è stato ripreso dai documenti originali e in parte risistemato dagli stessi allievi studiosi e stimatori di Gioseffi, che si sono occupati, ciascuno per la propria competenza, di rieditare il capitolo. Quindi è un lavoro davvero collettivo di ritrovamento di un volume importante. Allora, a parlare di questo volume non sarò io, ma saranno due ospiti di grande rilievo. Io sono molto contento di averli qui nel Dipartimento di Lettere e Filosofia, ma devo soltanto dire grazie a XY e all'equipe che avete visto qui al lavoro. Il primo è Franco Purini. Io credo che per molti di voi non sia senz'altro un nome nuovo. È un architetto fondamentale della nostra arte e della nostra architettura, non solo italiana ma internazionale. Lo avrete trovato nei manuali di storia dell'architettura. È stato un professore allo IUAV, alla Sapienza e in altri luoghi. Lo ricordo con due note veloci. Una sembra fintamente autobiografica, ma è volutamente orientata, cioè ricorderò i suoi interventi soprattutto nel meridione d'Italia, cioè in zone che non sono metropolitane, che non sono i luoghi della grande globalizzazione dei capitali, tutt'altro. Ricorderò volontariamente quelle. Gli interventi per Gibellina, che sono stati diversi. Gibellina è una città della Sicilia che è stata distrutta da un terremoto nel 68 e ricostruita con una nuova città, con interventi di architetti e di artisti però. Ricordo, perché da qualche anno, e io sono pugliese, quindi ricorderò San Giovanni Battista e il complesso a Lecce, e posso ricordare anche due volumi che riassumono invece l'attività di studioso, anche la Torre Euroskai, è una delle diciamo più celebri e recenti opere a Roma di Purini. Luogo e progetto, del 76 se non ricordo male, che è un libro che andrebbe riletto perché spiega molto del fraintendimento che c'è stato in Italia circa il postmoderno. Purini viene spesso menzionato nelle biografie come partecipante alla Biennale di Venezia del postmoderno, eccetera, eccetera. L'ho fatto adesso, ma in negativo, nel senso che è un po', secondo me, un misunderstanding. Cioè quell'attenzione che c'era e che c'è stata e che c'è in una generazione di architetti per il luogo è stata il vero punto cardine
di quello che poi è stato in parte, secondo me, travisato, mescolato con altre esperienze. E poi per le giovani generazioni vi dirà qualcosa sicuramente Comporre l'architettura, che è un volume che ha avuto l'edizione La Terza e che sicuramente è circolato molto fra gli studenti universitari e di architettura. E qui per tante ragioni, ce ne sono moltissime, ma in particolare anche per l'architettura cosiddetta disegnata, dunque per questo legame ancora una volta con la progettazione, il disegno e, se volete, l'invenzione e l'immaginazione che riguarda l'architettura. E il secondo ospite, e a breve li chiamerò, è Claudio Strinati, storico dell'arte, anch'egli docente, soprintendente in Liguria e poi a Roma. Anche lui vi sarà senz'altro noto, sia per i suoi volumi di studio sul Cinquecento classicista, su Guercino, per la fantastica mostra su Caravaggio, insomma un'esperienza credo irripetibile per molti, e poi anche per l'altissima divulgazione con Divini Devoti, un programma di Rai 5 da lui presentato. Abbiamo bisogno anche di queste attività, bisogna dirlo anche nelle università, perché è importante, avvicinano le persone alle ricerche. E mi sono segnato uno dei libri più recenti, Caravaggio Vermeer, L'ombra e la luce, per Einaudi del 2021, giusto per darvi un po' anche l'ampiezza di studi. Dunque, sono molto lieto e li invito qui al tavolo di chiamare, insomma, a ragionare sul libro di Giuseffi, Franco Purini e Claudio Strinati. Sarebbe meglio si spegnergli. Allora, io avevo preparato delle domande, ma sono talmente generali che consentono un po' di fare un ragionamento anche autonomo. E comincerò da Franco Purini. La riflessione è molto semplice, generale, innanzitutto. Questa è una storia dell'arte, è stato sottolineato benissimo, in Europa, e è una storia dell'arte che tiene insieme la storia dell'architettura e la storia dell'arte. Allora, fino alla mia generazione, i manuali di storia dell'arte tenevano insieme le due storie. Dopo si è un po' divaricata la situazione. Però io credo che sia fondamentale, ci sono pagine sul gotico di Giuseffi che spiegano benissimo questo legame, tenere insieme le discipline, ammesso che siano mai state veramente così distinte. Dunque, su questa sollecitazione chiedo, insomma, a Franco Purini di parlarci un po' di questo approccio. Ecco, grazie. Prima di tutto un grazie per l'invito. Sono contento di essere qui a parlare di un libro curato e voluto da De Rubertis, un libro importante. E dirò alcune cose molto rapidamente. Scusate. Diciamo allora che un piccolo, diciamo, panorama, ecco, tematico. Esiste una storia dell'arte che è una storia dell'evoluzione umana vista in un'ottica artistica, concepita questa come una conseguenza di orientamenti e di eventi. C'è poi una storia dell'arte come storia di opere e di autori. In questo caso ciò che è accaduto in un certo periodo rimane sullo sfondo della narrazione, mentre gli artisti e i loro risultati dominano il racconto. Oppure c'è un'altra forma di storia dell'arte che è rivolta all'analisi delle teorie che sovrintendono la creazione delle opere. Individuare queste teorie confrontandole per distinguere quelle determinate da quelle accessorie o periferiche, e quindi il compito degli autori di questa forma di storiografia. Ancora, abbiamo poi la storia dell'influenza delle opere nella vita culturale della società. In questa forma di storia si distingue, ad esempio, la lettura che ne fa uno curioso e molto bravo storico dell'arte, che si vede nei programmi televisivi, Valdemar Januzak,
che fa appunto un tipo di ricostruzione della storia dell'arte in cui mette assieme queste dimensioni. Infine c'è una storia dell'arte che si propone di comprendere quali siano le tendenze concettuali e dominanti in varie epoche. Da questo punto di vista la visione progettuale dell'arte è al centro della storia, per esempio, di Giulio Carlo Argan, ma ci sono molti altri storici che potrei, diciamo, citare, ciascuno dei quali, eccetera. Oh, qual è la posizione di Decio Gioseffi? È capace, nel libro di cui stiamo parlando, di fare una sintesi di queste forme. Quindi non sceglie una forma soltanto, come per esempio nel libro di Argan, il famoso libro di Argan sulla Bauhaus, in cui fa una storia, diciamo, dell'architettura dell'inizio del Novecento, tutta basata solo sul Bauhaus, senza fare i confronti con altre tendenze che c'erano in quel periodo. Quindi sceglie una, diciamo, idea di storia dell'arte ideologica, in cui per lui c'è questa dimensione che viene immessa nel Bauhaus da Walter Gropius, che diventa per lui, diciamo, l'alfabeto principale non solo delle arti ma dell'architettura del Novecento. Quindi, diciamo, si deve a Decio Gioseffi la capacità di pensare alla storia dell'arte come qualcosa in cui è prevalente la connessione. Cioè le cose che si discutono sono comunque legate, anche a distanza di secoli e di millenni, in una catena evolutiva che è quasi impossibile definire e scegliere nelle varie fasi. Qui c'è una specie di, questo libro è una specie di grande e straordinario, affascinante labirinto in cui si mescolano diverse tendenze che però sono alla fine parte di un momento unitario, che appunto non solo mette assieme cose che vengono pensate a distanza anche di millenni, ma che nel periodo in cui vengono concepite si innestano su altre che vengono in quel periodo stesso messe al mondo. Quindi abbiamo una complessità, diciamo, di lettura che secondo me evade dall'idea, diciamo, corrente di storia dell'arte, che è appunto una serie lineare in cui si elencano alcune cose che succedono, gli anni 20 questo, gli anni 30 quest'altro, poi 40, eccetera, eccetera. C'è quindi invece una specie di totalità che sovrintende alla sua scrittura, che ci pone davanti anche delle difficoltà di comprendere, però queste difficoltà ci fanno pervenire all'idea che esiste un sovramondo storico che non è semplicemente ciò che accade, ma ciò che in qualche modo è destinato ad accadere, che è molto diverso. Cioè un conto è un fenomeno che avviene, un conto è l'idea che questo fenomeno è inevitabile e che, diciamo, si manifesta in ogni momento della vita umana. Poi c'è un altro aspetto molto, poi chiudo perché non voglio, diciamo, impedire che lui dica subito le sue opinioni. Quando uno storico scrive su ciò che è accaduto in un certo momento, il suo orientamento interpretativo non può fare a meno di alcuni contrasti tra il punto di vista suo e quello di altre concezioni degli stessi eventi. Cioè, uno storico non può fare a meno del confronto con altre possibilità, anche se non le cita. Leggendo una serie di libri di storia famosi, tra cui, non so, la storia della pittura italiana di Roberto eccetera, ecco, è impossibile non vedere questa connessione a più livelli, che in qualche modo, per un verso, rende complicata anche per chi si occupa di architettura come me una, diciamo, possibilità evolutiva di raccontare l'architettura. L'architettura del Novecento è irraccontabile, è andata avanti perché veniva raccontata dai modernisti, ma se viene raccontata in un arco diverso, in cui c'è il Novecento, come c'è il razionalismo, come c'è il Bauhaus, come c'è la facoltà di architettura di Roma di Gustavo Giovannoni, eccetera, come sono le altre facoltà, diventa estremamente complicato, ma anche affascinante, difficile da comprendere. Questi, diciamo, quindi quando uno storico scrive, mentre scrive, anche se non lo dice, fa i conti con chi non la pensa come lui. Quindi c'è questa doppia interpretazione che il testo ci
propone, ma questo succede anche a noi che leggiamo. Noi che leggiamo un testo come quello di Decio Giuseppi, nello stesso tempo cerchiamo anche di capire fino a che punto noi possiamo accettare tutto ciò che egli dice e in che cosa ci distanziamo. Cioè, quindi facciamo una lettura storico-critica anche noi della storia della critica che leggiamo. Chiudo dicendo che una cosa importante che bisogna riconoscere o ricordare di Decio Giuseppi è che è un triestino che quindi vive in una doppia cultura, la cultura italiana e la cultura mitteleuropea. E quindi ricordiamo velocemente Italo Svevo, James Joyce, Ernesto Rogers, Bobby Bazlen, Claudio Magris, Pierantonio Quarantotti Gambini, Gianni Contessi, Decio Giuseppi. Sono tutto un arcipelago di pensiero che si è sviluppato nella cultura triestina, che però rispetto alla cultura italiana è visto come qualcosa di separato, non di non importante, ma di quasi di inaccessibile. Quindi noi che viviamo Roma, Milano, eccetera, dobbiamo forse fare uno sforzo per fare nostra di più la cultura triestina, che è straordinaria, accettando proprio questa dualità fra Italia e Mitteleuropa. Oggi che per esempio esiste l'Europa unita, e quindi parlare dell'architettura, della letteratura francese o tedesca o triestina, che deriva dal grande impero, è qualcosa che dovrebbe essere normale. E quindi possiamo far riemergere tutta questa cultura che di solito ammiriamo ma che consideriamo in qualche modo lontana. E questa atmosfera c'è anche nella lettura del libro di Giuseppi, che appunto ha questa capacità non solo di riflettere tutti quelle essenze della storia dell'arte che ho elencato in 5 punti, ci sono tutti questi punti, ma c'è anche qualcosa di molto più importante, lo ricordava Roberto De Rubertis, cioè questa l'assonanza delle opere con centinaia di altre espressioni, anche terribilmente lontane, che potrebbero anche essere non confrontabili. In realtà invece se si approfondisce, eccetera, si scopre che c'è un sotterraneo parlarsi delle opere, che è anche questo un racconto che è bellissimo leggere. Devo rispondere a una domanda? Beh sì, magari sì, storia dell'arte e storia dell'architettura insieme. Ah sì. Sì, questo, allora, prima di tutto buonasera cari amici, e anche io mi associo con Franco Purina nel ringraziare di questo invito. Ecco, la storia dell'arte, la storia dell'architettura, scisse oppure unite. Ecco, effettivamente le considerazioni che Purina ha fatto sono veramente strettamente aderenti alla realtà, almeno a mio parere, in cui Giuseppi si è formato prima, poi sviluppato, ha esercitato la sua attività docente. E a proposito di questo, cioè di una storia dell'arte concepita in un senso antico, che poi è esemplificato dal titolo del nostro incontro, in principio, vero? Il disegno, e in effetti se noi ci spostiamo indietro di qualche secolo, nel 500, anche nel 400, anche nel 300, e ponessimo la domanda che il collega Viva ha posto, cioè ma come la storia dell'arte è scissa, è unita? Se noi avessimo posto questo quesito a Giorgio Vasari, uno dei più grandi storici dell'arte del Cinquecento, autore di un testo non analogo a quello di Giuseppi, però con qualche analogia, anche Vasari ha scritto una storia dell'arte, naturalmente con un criterio però che era tipico di quei secoli precedenti e poi è stato completamente
abbandonato, cioè la biografia, la storia dell'arte raccontata attraverso le biografie degli artisti, che è un metodo interessante, ma che però ha contribuito per molto tempo a creare poi nei lettori un'idea imprecisa della storia. Poc'anzi Franco Burini ricordava la storia nella sua complessità, perché di qualunque disciplina, ma dell'arte in particolare, delle arti in particolare, se si racconta la storia attraverso le biografie, già si opera un'esclusione. Perché nel 1400 il Vasari sapeva benissimo che avevano operato in ogni parte d'Italia e d'Europa, nelle Fiandre, eccetera, centinaia e centinaia di pittori, scultori, architetti, miniatori, decoratori. Però le biografie del Vasari relative a quel periodo storico, al 400, sono una quarantina, forse 50, in realtà non me lo ricordo bene, cioè pochissime. E questo ha indotto poi gli studiosi successivi, i collezionisti, i docenti, a pensare, magari a livello subliminale, che la storia dell'arte, limitiamoci al 4 e 500, quindi il Rinascimento, un'epoca, l'hanno fatta a 50 persone, ma non è vero. Tuttavia per noi è così, ancora oggi è così. Io stesso che non lo penso, poi però quando esercito concretamente lo penso. Ecco, sto vedendo passare davanti a me immagini di Botticelli adesso in questo momento, di grandi... ecco, Jan van Eyck per esempio, questo è il politico di Gandhi, cioè opere incardinate, o van der Weyden in questo momento, rinuncio a inseguire le immagini perché sono 1300, quindi perderei, anche se devo dire una cosa, cari amici, una parentesi, se avete seguito la sequenza delle immagini, bisogna dire che questo libro di Joseffi nel panorama della trattatistica storico-artistica nell'universo mondo occupa senz'altro la primissima posizione. Non esiste nessun testo analogo che sia dotato di un apparato di immagini così ricco, ma soprattutto così significativo. Effettivamente, io non ho guardato tutte le 1300 immagini, anche perché me la cavo male col computer, mettevo il codice, non usciva niente, mi innervosivo, eccetera. Poi, grazie all'aiuto di mia moglie, che è un po' più esperta di me in questo campo, sono riuscito a vedere parecchie cose. E devo dire, non conosco niente di simile oggi. Quindi la funzione didattica, per esempio, nel superamento del luogo comune di cui abbiamo appena parlato, cioè la storia dell'arte è fatta di biografie e di biografie di pochi sommi geni, tutti gli altri sono allievi o minori. Questo effettivamente è uno dei luoghi comuni più vigenti ancora oggi, anche per me. Io che dico questo, anche io poi la vedo così, anche io dico, beh, questo qua è un minore, quest'altro invece è il maestro, eccetera. Però per la conoscenza questa schematizzazione non va bene. Ebbene, bisogna riconoscere che Joseffi in questo libro, che poi peraltro non è riuscito a concludere, quindi naturalmente con tutti i caratteri, peraltro sempre commoventissimi, delle opere estreme dei grandi, che magari non sono perfettamente compiute, ma tuttavia contengono sempre l'essenziale. Ha ragione Franco Burini a ricordare come non si può capire Joseffi, non si può capire questo io lo chiamo manuale, ma insomma non lo è. Non si può capire la sua metodologia, il suo afflato di storico, di studioso, se non si tiene conto del suo posizionamento nella grande cultura viennese, alla fine. Lui lo dice, ogni volta che arriva a un punto cruciale nella ricostruzione di determinati fenomeni, la tarda latinità, per esempio. Voi sapete che
tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, la grande scuola storico-artistica viennese si qualificò rispetto a qualunque altra in questo mondo per il fatto di essere arrivata a quello che Franco Burini ci ha appena spiegato, cioè una storia dell'arte e dell'architettura complessiva e in più volta a cogliere i grandi principi costitutivi dell'arte stessa, a prescindere dai singoli individui. Sommi studiosi che Giuseppe venerava, peraltro non aveva conosciuto personalmente, perché parliamo di Wyckoff, parliamo di Riegel, di Adolf Riegel, uno dei più grandi storici dell'arte di tutti i tempi, ma quando Giuseppe è nato, se non ricordo male, Riegel era morto o comunque era... Però questo impulso potentissimo che tendeva a superare nella scuola viennese la dialettica che diventa tipica della scuola storico-artistica italiana, consistente nello sviluppo di due grandi filoni contrapposti, lo studio dello stile, lo studio iconologico. Cioè l'opera d'arte da un lato si riconosce, perché conoscendo lo stile, conoscendo il disegno, io dico questo è Raffaello. Cioè, questo poi si sa, ma supponiamo non si sapesse, i grandi storici dell'arte italiani trattano la storia dell'arte, soprattutto pittura e scultura, l'architettura naturalmente è cosa diversa, sulla base della presupposizione della somiglianza tra la scrittura e il disegno. Ogni artista disegna, dipinge o scolpisce in un modo diverso dall'altro, come ognuno di noi ha la firma diversa, che può essere falsificata, ma il falso di solito si scopre. All'epoca non si sapeva, ma si sarebbe potuto dire come ognuno di noi ha le impronte digitali differenti. Quindi se io conosco le impronte digitali di Michelangelo Buonarroti, in questo caso, diciamo così, lo riconoscerò. Il principio della storia dell'arte secondo la deduzione stilistica è uno dei grunt, dei fondamenti della storia dell'arte italiana, non solo italiana, anche fiamminga, eccetera. Per come la teorizzò, la attuò. Quello che tutto sommato potremmo considerare il grande predecessore non esplicitato di Giuseffi, e cioè Giovanni Battista Cavalcaselle, che perché studia la storia dell'arte, come penso e spero molti dei giovani qui presenti e anche degli anziani, perché si studia sempre. In effetti Cavalcaselle, che era un friulano, che non ha superato l'Ottocento, è morto negli ultimissimi anni dell'Ottocento, come Giuseffi, mi pare, muore alla fine del Novecento. Già Cavalcaselle, che era un eruditissimo, ma non era ingabbiato in questa contrapposizione stile-significato, già Cavalcaselle operava in questo modo, cioè come si racconta la storia dell'arte? Come la racconta Giuseffi? Dell'arte e dell'architettura? Descrivendo, cioè non dicendo... il Bramantino, questo Bartolomeo Suardi, detto il Bramantino, autore di questo impressionante dipinto, nasce lì, fa lì, è allievo del tale, oppure da me amatissimo, questo è uno dei quadri più impressionanti per me del Cinquecento, il Sarto di Giovanni Battista Moroni, pittore lombardo. Ma insomma, termino subito su questo punto. Cavalcaselle vuole restituire la cognizione della storia in connessione della storia dell'arte, in connessione con l'Italia che si unisce. 1800, era un patriota, Cavalcaselle è un mazziniano e considera la storia dell'arte in questa ottica. E quindi scrive una storia dell'arte insieme con un collega, l'inglese Crowe, che infatti esce in inglese tra l'altro,
e poi continua a uscire dopo la morte. Anche Cavalcaselle ha un'opera postuma di eccelsa rilevanza. Da un lato è ancora attaccato, sì, alla storia dell'arte come biografia, ma dall'altro è diverso, cioè lui esamina il flusso storico nella concreta descrizione delle opere che va a studiare. Cioè, in questo libro c'è un capitolo, un passo, quando Joseffi, sempre collegandosi a Joseffi alla sua peculiarità primaria, voi sapete, Joseffi nasce come studioso della prospettiva, e della prospettiva non in quella contrapposizione di cui abbiamo parlato, lo stile e il significato, ma come fabbricazione. Joseffi, per descrivere il suo metodo, che è pubblicato alla fine del libro, usa questa curiosa parola operatorio, dice: questa è un procedimento operatorio. Io, quando ho visto per la prima volta il termine, ho pensato: ma che cos'è, un trattato di medicina? Ma no, lui vuole intendere operativo, cioè è una cosa elementare. Che cos'è la storia dell'arte? È l'esame di opere. Opere, siano queste pitture, sculture. E come si fa l'esame dell'opera d'arte? Si fa, potremmo, per usare un antico motto latino, iuxta propria principia, e la prospettiva è uno degli strumenti che gli artisti hanno sempre utilizzato nel corso della storia, ma con diverse declinazioni, al limite anche con diversi significati, certo, come voleva Panofsky, ma con diverse declinazioni operative, come a dire: io la faccio così, Purini la fa così, Viva la fa così, eccetera, eccetera. E facendola noi in modi diversi, che cosa traiamo da questo fatto? Non una concezione evolutiva della storia dell'arte, ma una concezione fabbrile. Cioè, l'artista è un fabbricatore. Certo, un fabbricatore di concetti, di idee, di significati, sì, ma in quanto artista no. Questo almeno è il sottofondo della tesi di Joseffi. In quanto artista, l'artista è uno che fabbrica una cosa che si chiama l'opera d'arte. Ma è impossibile definirla, noi non sappiamo che cos'è l'arte, non, la bellezza non ha una definizione, non importa. Se questo pittore arcaico, è vero, o altri della pittura vascolare fanno queste cose, fanno opere d'arte. Quando l'architetto costruisce, fa un'opera d'arte. Dopodiché è compito dello storico e del critico, che coincidono, leggerla, decifrarla e smontarla. Come dire, è fatta così. E lo smontaggio principe del metodo storiografico artistico, secondo Joseffi, è la prospettiva. Infatti, per esempio, sono veramente impressionanti, devo dire estremamente utili, le pagine quando Joseffi torna sul suo argomento prediletto. Una delle prime grandi opere di Joseffi, pubblicata nel 63, è Giotto architetto, dove naturalmente Joseffi andava nella direzione di un metodo che tende a dire: ma non è che quando l'artista opera sul muro, in qualunque epoca, il frescante Giotto che a Padova dipinge la Cappella degli Scrovegni, si è diciamo impegnato in una strategia artistica di altissimo livello sotto subspecie costruzione prospettica, non può non essere neanche architetto. E qui naturalmente Joseffi aveva elaborato questa dottrina di Giotto architetto, che fu molto discussa al suo tempo, alcuni la trovarono formidabile, che apriva delle prospettive interpretative nuovissime, altri la biasimarono sostenendo che mancano però delle prove. L'architetto è un professionista ben specifico, era Giotto, aveva Giotto la competenza dell'architetto? In realtà le fonti ce lo dicono in modo molto vago, ma nelle pagine del libro, quando in effetti Joseffi ripercorre la storia di Giotto e di tutta la sua scuola, tra l'altro
C'è una cosa generale in questo libro: il nitore dell'esposizione di Giuseppi è esemplare. Vuoi capire come era articolata la scuola di Giotto? E lui in due parole te lo dice, come se fosse un grande scacchista che sa mettere perfettamente le pedine sulla scacchiera e le muove perfettamente bene. E c'è una pagina che mi ha molto impressionato, quando Giuseppi, iscrivendo nella scuola, intesa però come diffusione dell'influsso giottesca, Tommaso da Modena, il grande pittore che troviamo nel chiostro dei Domenicani di San Nicolò a Treviso, chi conosce la storia dell'arte sa di che cosa parlo, e chi non la conosce basta che digita internet e la conosce subito. E questa serie di studiosi è una delle prime rappresentazioni degli studiosi nei loro studioli. I santi e i padri domenicani stanno ciascuno nella sua cella, poi leggono, scrivono, e la costruzione prospettica della cella, spiega Giuseppi, è basata in parte sulla indicazione giottesca generale, che tende a tenere sempre sullo stesso piano la permeazione dello spazio e la nostra capacità di vederlo diffuso e avanzante verso di noi, cioè occupare lo spazio esistenziale senza farne parte. Nello stesso tempo però Tommaso da Modena apporta una variante a questa concezione della prospettiva che apre poi gli sviluppi di quella che sarà, almeno nella tesi di Giuseppi, a mio avviso condivisibilissima, che sarà la grande storia della prospettiva umanistica, da Brunelleschi in poi, su cui Giuseppi ha scritto pagine memorabili, ma che certo noi non possiamo. Comunque, tutto questo per dire come il libro ha il valore di un grande manuale, ma anche di una metodologia di racconto della storia dell'arte. Ogni storico dell'arte e dell'architettura, quando si pone a scrivere, si pone sempre il problema metodologico. Come si deve scrivere la storia dell'arte affinché lo sia e non sia una storia di curiosità, una storia di avventure, di politica, sociale, ma sia la storia dell'arte. E c'è una specificità in questo libro di Giuseppi, sia rispetto alle arti, pittura, scultura, sia rispetto all'architettura, c'è una proposta precisa, nitida, discutibile per certi versi. Ci sono tesi, io stesso sono incline, poi tra l'altro per una beffa della sorte Giuseppi ha potuto destinare pochissimo spazio ai maestri del Rinascimento, in cui in realtà trionfa la sua prospettiva metodologica. Le pagine su Raffaello, su Michelangelo, su Leonardo da Vinci sono poche, sono buone assolutamente, ma certo dubito fortemente che se avesse avuto il tempo e il modo le avrebbe licenziate così. Sono impeccabili, intendiamoci bene, ma probabilmente sarebbe andato molto avanti in questa ricognizione e decrittazione, scomposizione degli elementi costitutivi dell'opera d'arte. Certo. No, volevo... Ah sì, lei. Ecco, volevo diciamo chiarire alcune cose secondo il mio punto di vista. Cos'è che distingue, per esempio, la visione di Giuseppi dell'architettura del Novecento, per esempio? È senz'altro accettabile il fatto che per lui l'architettura risponda a un concetto ideale, mentre in tutto il Novecento il principio fondamentale è stato il funzionalismo. Possiamo distinguere due famosi libri di storia dell'architettura, uno di Gideon e l'altro di Benevolo, che sono tutti improntati sulla funzionalità, sul funzionalismo, laddove ci sono libri invece che contrastano questa cosa per, diciamo, in qualche modo costruire una visione più complessa, nel caso di Giuseppi idealizzando l'architettura, cioè trovando qual è la ragione dell'essere architettura. Poi lo dirò che cos'è secondo me. Come sono i libri di Zevi e Tafuri. Anche Zevi e Tafuri negano il principio funzionalista e
trattano di tutta l'architettura. Cos'è tutta l'architettura? L'architettura è, lo dice Schopenhauer, effetto della dialettica tra come si chiama, tettonica e architettura, cioè quando il costruire diventa bello, il costruire si fa bellezza, ecco, c'è questo passaggio che è fondamentale. L'architettura è semplicemente questo: in che modo la tettonica può diventare bellezza architettonica, non c'è dubbio. E questo è di questa idea, secondo me, Dario Joseffi è uno dei sostenitori, a modo suo ovviamente, ciascuno. Poi, per esempio, volevo però, diciamo, dire una cosa in contrapposizione a quello che tu dicevi. Questo testo di Joseffi non è un manuale, ma è un trattato. Noi sappiamo che c'è una grande differenza tra manuale e trattato. Il manuale espone una serie di esempi, lasciando a chi li sta sfogliando la, diciamo, possibilità di interpretarli. Il trattato invece non impone, ma espone alcune idee che sono concatenate ed hanno un fondamento razionale. Il trattato quindi è che oltre questa cosa, però, tutti i trattati, come quando leggiamo Leon Battista Alberti o Palladio o, diciamo, Vitruvio, c'è sempre una zona di mistero. Ecco, il trattato è bello perché è misterioso, non è perché ci dice come lavorare, questo ce lo dice il manuale. Il trattato ci porta su una dimensione superiore che appunto ci pone una serie di questioni che in qualche modo approfondite riescono a determinare la nostra idea dell'architettura. Se un architetto non ha una sua idea dell'architettura che può confrontare con quella degli altri, non è un architetto. È qualcuno che va avanti con l'architettura in modo, diciamo, professionale, cioè prende qualcosa, la adatta, eccetera, ma non c'è quel soffio dell'invenzione, quella novità che però è la novità delle cose, non è una novità che vale di per sé, è una novità che viene, per così dire, fatta propria dalle idee che uno vuole portare avanti. Per quanto riguarda la prospettiva, secondo me, che cos'è la prospettiva poi alla fine? La prospettiva è stata un tentativo umano di non considerare più lo spazio come qualcosa di piatto. Pensiamo ai mosaici bizantini, stanno lì, non c'è profondità. Oppure lo spazio casuale, che comincia con Giotto. Giotto individua la necessità di un principio prospettico, come si dice, ma non ci arriva. Ci arriva con che cosa? Con le figure umane. Le figure umane hanno una volumetria che le colloca nello spazio reale, ma per esempio le architetture che ogni volta quando entrano nei suoi affreschi sono, diciamo, casuali, posti di qua un po' assonometricamente, un po' in prospettiva, eccetera. Invece la prospettiva è l'ordinamento spaziale. E da cosa deriva questo ordinamento? Sostanzialmente dall'arte di calcolare le distanze. Che significa le distanze? Le distanze significano distanze di potere. Io e lui siamo distanti 1,20 m, la stessa cosa, e quindi costruiamo una specie di tre persone che indicano un ambiente, qualcosa. Stiamo parlando tra di noi. Ma se questa distanza diminuisse, può darsi che possa essere una rissa. Appunto, dico, quindi la distanza è qualcosa di più che la geometria delle cose che sono un metro dall'altra. Significa che la distanza è la, diciamo, trasposizione spaziale di una composizione, della comunità. Questa è la prospettiva. La prospettiva ovviamente può essere interpretata in molti modi, questo è un modo che io interpreto, anche se guardano i tentativi di prospettiva nelle pitture dei vari cicli romani, quando si guardano i tentativi della prospettiva anche in Giotto, eccetera, si sa che si vuole arrivare lì a ordinare il mondo secondo regole semplici, ma eterne, per così dire. La distanza può essere una ricchezza o una perdita, a seconda di quello che sto raccontando.
Così come se la prospettiva è centrale ha un significato, se la prospettiva è diversa, dico, scatta un altro ordine di significati e di contenuti che, e quindi secondo me, diciamo, tutte queste possibilità o impossibilità nel testo di Giuseppe ci sono, perché lui queste cose le sapeva ben più di me, ecco, ben più di me, però appunto bisognerebbe volta per volta cercare di interpretarle anche tenendo presente di questa molteplicità della prospettiva. Faccio un esempio: le prospettive nei quadri di De Chirico. Neanche uno studente della terza media, ecco, potrebbe fare quei disegni chiamandoli prospettive, ma De Chirico no, riesce a farli, così come riesce a farli a suo modo anche Mario Maffay con la demolizione dei borghi, eccetera, questi quadri che sono straordinari anche perché non hanno un ordinamento diciamo geometrico, no? È qualcosa che riguarda la mente, la fantasia, cioè, quindi non c'entra più nulla con la scienza prospettica. Oppure abbiamo quadri che invece sono straordinariamente importanti dal punto di vista prospettico, come le bellissime tele di Fabrizio Clerici. Lì c'è la prospettiva che viene dimostrata come legge della distanza, non solo, ma anche come guida della luce. C'è un aspetto della prospettiva che è poi la guida della luce. Quando guardiamo Piero della Francesca ce ne accorgiamo. Piero della Francesca, che è uno degli inventori della prospettiva, è però di più inventore della luce nella pittura. Quindi sono, diciamo, l'ultima cosa che volevo dire, niente. Quindi secondo me questa idealità che c'è in tutta la produzione in questo libro di Giuseffi, la produzione scientifica, eccetera, c'è però questo afflato, secondo me, superiore, però di idealità. L'idealità che cosa ha di bello? È che non si fida della concretezza. Cioè la concretezza è una cosa. L'idealità significa mettere assieme le cose anche più lontane, eccetera. Per esempio potremmo affermare che la pittura e la scultura greche e l'architettura greca è ancora viva qui, oggi, come lo è stato per esempio in tutta l'America nel 700 e nell'800. Se noi guardiamo gli edifici pubblici di New York, sono architettura greca, riemersa dopo 2000 anni. E quindi, diciamo, abbiamo anche la possibilità di... E questo c'è nel trattato di Giuseppi, di stravolgere il tempo. Questo è possibile nella scrittura, ovviamente, non nei fatti, diciamo, veri dell'esistenza. E credo che interrogarsi sulla temporalità della scrittura è qualcosa che questo libro ci lascia come problema, eh. Cos'è la temporalità nella scrittura? Io ho appena pubblicato qualche mese fa un piccolo libro con alcune lezioni che ho fatto ad Aversa, e ci sono 5 lezioni, e il problema di stampare questo piccolo libro è capire come quei 5 momenti diversi, 2 mesi, devono diventare una cosa come di un discorso che dura un'ora nello stesso tempo. Quindi il problema di pubblicare questo libro è come unificare questi 5 momenti distanziati di un mese perché diventasse qualcosa che funzionava in quell'ora che serviva per leggere tutto il libro, un piccolo libro, eccetera. Quindi questa temporalità è un elemento che dobbiamo tenere presente quando leggiamo un testo come questo qua, che è molto impegnativo, è molteplice, non ha un solo significato, questo è importante, ecco. E quindi anche in questo caso la temporalità diventa una cosa che ha un grande significato. Noi attraversiamo il tempo, no? Io il mio tempo l'ho quasi finito, ma il fatto che io sto finendo il mio tempo non mi impedisce di pensare una temporalità diversa, magica, che mi trascende ma mi porta anche lì sempre.
È chiaro? Quando leggiamo un grande romanzo che a me piace tantissimo, ogni tanto lo rileggo assieme a Il rosso e il nero di Stendhal, sono i due libri che forse preferisco, Il grande Gatsby, come finisce? E continuiamo a remare, barche senza eccetera eccetera, risospinte sempre verso il passato. C'è questa specie di inversione temporale rispetto a uno che vuole andare avanti. E questa dimensione temporale è fantastica, perché noi duriamo poco, ma abbiamo il concetto di eternità. Com'è che lo viviamo, questo concetto? Sappiamo che non esiste, però lo desideriamo. E quindi ciascun testo importante come quello di Giuseppe, ma anche tanti altri testi importanti, hanno dentro questa domanda e questa dimensione del tempo come fondamentale per la lettura, per capire cosa c'è veramente dietro. Non è soltanto una lezione scolastica quella di Giuseppe, è qualcosa di più, è una grande lezione umana, il mistero dell'umanità. Questo ci racconta con tutte le opere che noi vediamo in quelle pagine. Spero che tu sia d'accordo, almeno tu. Allora, in realtà noi avremmo, credo, esaurito il tempo, quindi io non so se ve la sentite di fare una battuta telegrafica su una mia sollecitazione ancora. È l'incipit del libro. Allora, io l'ho trovato appunto di una lucidità nella scrittura notevolissima, perché in queste quattro righe che leggerò adesso c'è tutta la giustificazione del libro, proprio tutta, cioè scientifica e culturale. C'è scritto: l'arte in Europa non è mai stata unitaria. E qui penso che concorderemo tutti. Ma, scrive, l'interdipendenza culturale delle varie entità statali o nazionali è stata tale in ogni tempo che non si può isolare la produzione artistica di nessuna di esse come veramente autonoma e autosufficiente. È chiaramente brillantissima questo inizio, cioè siamo tante culture e nazioni diverse, ma nessuna può dirsi senza relazione con le altre. Allora, su questa idea di una cultura visiva, architettonica europea, veramente vorrei una battuta, invertiamo l'ordine, prima di Claudio Strinati e poi di Franco Purini, sapendo appunto che abbiamo finito, a proposito di tempo, questo tempo di discussione, ma insomma un minimo margine c'è per ascoltarvi, perché è così piacevole che insomma volevo sollecitarvi su questo. In effetti si può rispondere a questo, commentare quella frase introduttiva, proprio ribadendo quello che poco fa Purini ha detto, cioè che questo libro è un trattato, è vero? Non è un manuale che ci dà tante informazioni, ma che non necessariamente ci indirizza in un senso o in un altro. Invece quell'incipit è proprio l'incipit di un trattato, vale a dire di un libro che ha una tesi portante e fondamentale. Ed è vera questa cosa. Io prima dico solo questo: ho voluto ricordare una figura dello storico dell'arte Cavalcaselle, che nell'Ottocento è stato uno dei più grandi, certo. E dicendo in qualche modo è un precursore di quel modo di sviluppare il trattato. In effetti il principio fondamentale di Cavalcaselle era quello che hai appena detto, vale a dire colui il quale ricostruisce i vari punti della storia dell'arte italiana si accorge, se lo fa con cognizione di causa, che non può mai sviluppare le tematiche in modo autoctono, come dire. E la storia del Cavalcaselle è emblematica. Cavalcaselle gira tutta l'Europa alla ricerca di tutte le opere italiane che tra il Settecento e il suo secolo, l'Ottocento, sono finite nei più diversi musei, collezioni in Francia, in Germania, in Olanda, eccetera, eccetera.
perché vi sono finite? Perché la sua cultura, quella del Cavalcaselle, dico, è preceduta dalla cosiddetta cultura del Grand Tour, cioè i grandi intellettuali, studiosi d'arte, di archeologia, di architettura, di pittura, eccetera, che venivano in Italia per formarsi, ma erano tutti non italiani. L'esempio degli esempi è Goethe. E un altro, che non è la cultura del Grand Tour, ma ne è una conseguenza, è l'amato Stendhal. E quindi perché lo fanno? Perché i grandi visitatori stranieri hanno l'ambizione di riportare nelle loro terre testimonianze vivide della grande arte italiana? Perché la grande arte italiana è nata così, lungo le vie di comunicazione, lungo l'asse che da Firenze saliva fino a Anversa, dove andavano i mercanti con la lana a vendere, o i banchieri a creare le banche dislocate come i Medici. Per cui un membro, un grande imprenditore della famiglia Medici, nel 1400, se vuole avere un ritratto che lo caratterizzi, eccetera, a chi lo fa fare? A Van Eyck, che è il maestro dei maestri della pittura fiamminga. E Antonello da Messina, in Italia, cerca di studiare, di capire come funziona la pittura a olio di Van Eyck, come funziona la sua costruzione. E addirittura il Duca di Milano, è vero, dello Sforza, manda il suo pittore di corte, siamo alla metà del 400, che si chiama Zanetto Bugatto, un nome oggi dimenticato, ma che fu illustrissimo, da Van der Weyden, quel signore che abbiamo visto prima passare con la grande deposizione, perché in realtà non c'è una differenza sostanziale tra il parlare italiano e il parlare fiammingo nella cultura dell'epoca. E la trattatistica del Cavalcaselle, prima di scrivere la storia dell'arte italiana, infatti pubblica un libro che si chiama Flemish Painters, ed è un trattato di tipo, potremmo dire, facendo un salto temporale, alla Joseffi, dove spiega questo concetto. Quindi quello che tu hai detto è, oserei dire, una verità conclamata, acquisita, e che Franco ha appena ribadito. Ma in queste quattro righe c'è il tema della temporalità. Comincia così e ci prepara a questa avventura della mente, che riesce a unificare ciò che va unificato e separare ciò che va separato. Grazie ancora dell'invito, grazie. Allora, grazie davvero anche per questo finale, devo dire, di un'intensità aforismatica, quindi, che ci lascia così. E invito la dottoressa Elena Casartelli, per della redazione di XY Digitale, per l'ultima parte, diciamo, di questa presentazione. Allora, buongiorno a tutti. Io mi sono occupata di questo Atlante, di cui avete già sentito abbondantemente accennare. Volevo descriverne un po' la nascita, che praticamente è stata all'inizio una richiesta delle curatrici, che ci avevano proposto, sostanzialmente richiesto, di creare una lista interattiva su un lungo elenco che avevano debitamente compilato di tutte le immagini a cui si fanno riferimento nel volume, le famose 1300 immagini, e che e di poterlo ospitare online in modo tale che fosse fruibile da chi stesse leggendo il libro. Ed era già una buona idea, perché ovviamente il libro in quanto tale non poteva, per volume e costi di stampa, ospitare tutto
scritto questo incredibile repertorio iconografico. Per cui la prima richiesta che ci giunse, che la dottoressa Massari, la professoressa Massari, mi girò come, diciamo, persona che in generale si occupa per XY Digitale degli aspetti tecnici legati a tutto ciò che è online, fu come creare questo repertorio in modo tale che fosse interattivo. La prima risposta, e quella che si aspettavano le autrici naturalmente, era banalmente un PDF con l'elenco delle immagini e i link che potesse fare da riferimento, da ospitare in qualche spazio, magari nel sito di XY Digitale in quanto curatore del volume. Però naturalmente abbiamo cercato di fare qualcosa di più, di innovativo, e la proposta che io feci fu di utilizzare questo software open, non è esattamente open source, però diciamo open source, che è un altro tema che è molto caro alla redazione di XY, per creare un elenco, l'elenco delle immagini, in modo tale che fosse non solo come si dice, fruibile tramite link, ma anche in qualche modo filtrabile e diciamo desse la possibilità a chi accedesse a questa pagina di scegliere e di guardare le immagini e di poter fare delle ricerche anche in modo incrociato. Per cui quello che abbiamo fatto è stato creare questo piccolo database dove le immagini sono caratterizzate per il titolo dell'immagine, per il capitolo e per il paragrafo in cui sono inserite, e hanno anche il link originale che ci avevano dato le curatrici. Quindi la prima versione di questo lavoro era sostanzialmente più interattiva, decisamente più interattiva del PDF che c'era stato richiesto, ma ancora dal punto di vista visivo poco appealing, perché comunque era tutto solo una serie di link che c'erano stati forniti. E solo grazie all'incredibile determinazione della redazione di XY, che si è messa a raccogliere tutte le immagini dai singoli link, è stato deciso poi, perché sono 1300 e quindi è stato effettivamente un lavoro piuttosto oneroso, abbiamo creato alla fine questo e ricaricato sul database tutte le immagini, e questo consente di avere questa visualizzazione tale per cui, adesso si stanno caricando, uno non solo le può vedere, ma le può vedere anche a grandezza, diciamo, abbastanza importante. Detto questo, anche avendole ricaricate, abbiamo comunque preferito mantenere il link originale, anche se le immagini sono quasi tutte di provenienza da Wikipedia, quindi liberamente utilizzabili in cedute con la Creative Commons come licenza, perché non sempre, ma spesso su Wikipedia o su altri siti di riferimento non sono presenti solo la singola immagine, ma alle volte dettagli e visioni diverse, oppure particolari dell'opera, o nel caso dei vasi, particolare dei singoli vasi, in alcuni casi addirittura simulazioni 3D delle situazioni architettoniche, come in questa Porta dei Leoni, eccetera, eccetera. E quindi in questo modo, invece di fare proprio nostro solamente l'iconografia, abbiamo lasciato il link in modo tale anche appunto di permettere la massima libertà a chi va a guardare l'Atlante di approfondire con la massima semplicità che uno ha anche attraverso il cellulare, perché
l'Atlante è raggiungibile sia dalla pagina del libro open source, sia anche liberamente, come vedete abbiamo messo il link nel QR code del segnalibro, per cui è assolutamente libero nella fruizione, e uno, anche se preferisce la versione cartacea, può tenersi a fianco il cellulare, il tablet, quello che vuole, e avere tutta questa ricchezza proprio sotto gli occhi, bella, non stampata, però anzi luminosissima grazie ai nostri device, per capire bene a che cosa si fa riferimento in questi testi ricchi di contenuto, che forse senza tutto questo riferimento sotto gli occhi non a tutti dicono, risultano chiari se non conoscono bene le opere di riferimento. Quindi abbiamo cercato di fare la cosa più completa possibile. Ancora vorrei veramente fare un encomio alla redazione, in questo caso a Cristina Pellegata, ma c'è anche Fabio Luce, l'architetto Fabio Luce, che ha fatto l'impaginazione del libro, che si sono presi l'onere, vero onere, non solo di, dalla versione digitale, non solo di dire che esiste l'Atlante delle immagini, ma linkare ogni singola immagine, tanto che dal libro digitale uno basta che clicca per aprire esattamente solo quell'immagine lì, quindi senza bisogno proprio di ricerche, filtri, tutto quello che vi ho raccontato, ma arriva direttamente. Se uno legge un riferimento e vuole rivedere immediatamente, dal digitale naturalmente, e vuole vedere immediatamente solo quell'immagine, non fa altro che cliccare il numerino di riferimento e gli si apre nel browser naturalmente, il che rende la fruizione di un testo ricco di riferimenti come questo decisamente molto molto fluida. Grazie. È essenziale il racconto del processo, insomma, con cui è facile dire 1200 immagini online, ma poi c'è un processo. Grazie davvero. Io chiamerei per un saluto finale la professoressa Giovanna Massari, perché non vorrei davvero prendermi il merito di ciò che un merito che non ho, insomma, perché l'organizzazione di questo interessantissimo evento, insomma, e presentazione non si deve certo a me, e la ringrazio ancora. Insomma, tutti questi ringraziamenti di oggi sono comunque tutti sinceri. Si sa che negli eventi si continua ringraziandosi, e questi sono particolarmente sinceri. Io ricordo che noi qui siamo un tot, ma veniamo seguiti da non so quante altre persone in streaming, quindi sono, in realtà siamo di più, perché c'è una diretta streaming in corso, e quindi idealmente saluto e ringrazio le persone che ci stanno seguendo. Invito tutti voi a seguirci, perché il progetto XY Digitale è un progetto indipendente, e con questa parola, come dire, nel bene e nel male, ma spesso l'indipendenza si paga, l'indipendenza da determinate associazioni, correnti, eccetera. L'indipendenza è un'enorme ricchezza, e soprattutto l'indipendenza è apertura. Noi abbiamo sposato in pieno i principi del Movimento per la Scienza Aperta, del quale tra l'altro il nostro Ateneo si sta un po' così responsabilizzando, posso dire, mi prendo io la responsabilità di questa cosa. È un aspetto importante del nostro lavoro, significa diffondere l'esito del nostro lavoro di persone di cultura, del nostro lavoro intellettuale, di ricercatori, di docenti, di formatori, ma anche l'impegno sul territorio, diffonderlo senza restrizione alcuna, che sia giuridica, che sia economica, che sia tecnologica, e quindi invitiamo un po' a seguirci per le cose che facciamo, perché facciamo cose rivolte anche appunto alle persone giovani, facciamo ad esempio i concorsi per le copertine, cerchiamo di
coinvolgere, cerchiamo di crescere come comunità che ha un interesse allo studio, alla ricerca su determinati temi. Poi ci saranno tante altre comunità che fanno il nostro stesso mestiere in altri ambiti disciplinari. Noi siamo ingegneri architetti, quindi ecco, siamo in quest'ambito qua. Quindi, per chiudere, grazie anzitutto ai nostri relatori e a Denis che ha moderato questa lezione splendida, che veramente spero sia un po' penetrata in profondità per tutte le ricadute che ha avuto, i rimandi, no? Ma a volte magari anche un po' difficili per alcuni di noi. E in chiusura, oltre a ringraziare la casa editrice, le case editrici, la dottoressa Finesso ha dovuto andare, io sono debitrice col professor De Rubertis alla redazione. Noi siamo una redazione piccolina, siamo 7-8 persone, le persone più esperte di noi, i caporedattori, magari fanno alcune operazioni tecnologiche, e poi le persone più giovani, più nuove, non meno esperte, ma che hanno altro tipo di esperienze, collaudano, correggono, fanno, disfano. E quindi voglio citare anche i nomi che non c'è stata l'occasione di citare. Cristiana Volpi è stata citata perché è anche nostra autrice, Elena ha presentato, Fabio e Cristina sono stati nominati, ma ringrazio Starlight Battano che è l'autrice di questi piccoli divertissement che abbiamo distribuito, Margherita Parrilli che ha selezionato questo repertorio che oggi ci ha accompagnato per questo paio d'orette, Roberta Claudia Vitale che è la nostra supporter per tutta la parte inglese ma la nostra collaudatrice precisissima, Giorgia Menardi che per adesso cura i social con tutte le sue difficoltà di lavoro, anche lei come noi tutti, ecco. Quindi ci tenevo a ringraziare la nostra squadretta di lavoro e, che ripeto è una squadretta sempre aperta anche a raccogliere idee e a collaborare, ecco, indipendenti, aperti, liberi, collaborativi. Credo che debba essere una dimensione che va difesa coi denti, perché sarò magari un po' ottimista, ma spesso insomma è difficile tenere questa dimensione. E l'accoglienza che abbiamo avuto qui a Lettere, il rapporto con le case editrici, la disponibilità dei relatori, tutta questa esperienza, insomma, però ci insegna che si riescono a fare ancora queste cose.